Interattivo, vero? Il quiz Il che quiz, la sì. gente tanto Non sta vede l'ora aspettando. la gente. La Sì, gente non infatti, vede si l'ora, strappa. lo so, però ci sarà, pazientate un attimino. Non Ecco, agitatevi. abbiamo dovuto cambiare la scaletta perché abbiamo un ospite eccezionale questa sera. Pensate, ci ha fatto il piacere di venirci a trovare, mentre ha un impegno Sì. importantissimo domani e sera, quindi domani mattina molti di voi andranno a lavorare, anche lui però si alza prestissimo, deve partire alle 5 e dirigersi a Pordenone perché ha un appuntamento che non vi voglio anticipare, che appuntamento è. Allora abbiamo anche noi anticipato il momento dell'ospite per permettere a lui di andare a casa, tanto il Certo, programma non gli piace neanche, ma non quindi è vero, non dica è questo. inutile che se lo vede tutto, ecco, lo No. mandiamo a casa anche perché è, diciamo, un ospite un po' piccante. Sì, no, nel Ecco, senso che non è quindi piccante, non è che bisogna. Faccia allora, attenzione a come parla, allora abbiamo voluto stringere un gemellaggio col mondo dello sport Sì. e avevamo l'opportunità, almeno te avevi proposto il polo. Ecco, Mao il golfi, Sì, la scheda, ma. però diciamo che proprio non avevamo i ganci giusti per Sì. poter entrare nel mondo del Anche polo. il cricket, Anche il il cricket, cos'è il cricket? Lo cricket. sport che fai tu e i tuoi parenti, ecco. Anche col cricket però non avevamo le giuste aderenze. Invece, chissà per quale motivo, col mondo della boxe avevamo un pochettino Più più di aderenze. più aderenze, più di appeal, perché io ho tanti Sì. amici e poi modestamente oh, da Modestamente giovane ho fatto cosa? dica anch'io Sì, certo, qualcosetto. sì, Va da bene, allora giovane. a tal Ma se faceva proposito, quando faceva pugni in Piazza Respighi? allora a tal proposito, Mao, abbiamo voluto fare questa rubrica proprio per avvicinare il mondo del pugilato, che sembra un mondo così distante a noi, ma non lo è perché è uno sport meraviglioso, avvicinare il pubblico di Robaforte a questo sport. E per fare tutto ciò ci siamo serviti di un'associazione che si occupa di boxe dilettantistica e professionista, cioè chi lo fa per mestiere questo lavoro, nonché sono degli appassionati di boxe. Ci hanno dato una mano e grazie a loro possiamo avere dei campioni qui come ospiti nel nostro appuntamento che abbiamo voluto chiamare Centro Ring. Ecco, vi piace Centro Oh, Ring? bellissimo. Centro Ring, è Centro bello, ring, eh? perché ricorda anche questo paradosso che si chiama ring, però è quadrato, perché in effetti una volta No, era. non No. abbiamo scelto. Per quello, Mao, Ah, no. ecco, perché Centro Ring è bello stare al centro, ecco, però è importante anche andare le corde e saper uscire. Comunque l'abbiamo voluto. Mao, io quando le dico che l'abbiamo voluto chiamare così, e lei non mi deve E mettere allora in non deve dire difficoltà. l'abbiamo, Difficoltà, ho cioè, ring, voluto. vuol dire Ecco, anello. Ecco, mi pungono le orecchie, Sì, strano, ecco. non sono i Non le capelli. succede No, mai, non no. le E la succede mai. parrucca è pure di Terital, ecco. Sì, perché poi suda, e Perché quindi. questo è di capelli veri, ma si vede che aveva i pidocchi, Ma quelli quello capelli che gli ha veri. donato. Va bene, È il ciuffo comunque delle pannocchie quello. non mi dilungo, altresì abbiamo una bellissima Sì. sigla proprio per introdurre questa nuova rubrica e allora Mao, vai con la sigla. Radio Flash 97.6 e Roba Forte presenta Centro Ring, un programma sul pugilato. Conduce Savino Lobue. Da quando? Va bene, allora, cari amici, Io fate un pugilato applauso quando ci sono zero. le rubriche. Va bene, sigla nuova, tutto Sì, nuovo, sì. va bene, cari amici. Un pezzone poi. Anche perché squadra che funziona non si cambia, ecco. Mi Certo. avevano proposto al posto suo a Wanagana, ma io l'ho Ma era voluto impegnato. tenere lei, ho voluto tenere lei. Va bene, allora cari amici, io direi a questo punto di far entrare l'ospite di questa sera. Lui si chiama Stefano De Hammer Abatangelo. Un applauso! Eccolo là! Stefano Abata, dov'è? Stefano Abata, eccola qua! Ma non arriva, dov'è? Avevano detto che Arriva, sta c'era. Va bene, ma arrivando. non c'è. Faccia attenzione come parla, perché Eccolo qua, questo. fate un applauso! Grande Stefano! Stefano, Buonasera a tutti. buonasera, io sono emozionato, ecco, lo chiamano De Hammer, ma non fa il carrozziere, ecco, quindi.
provate a immaginare perché lo chiamano The Hammer, questo c'è una castagna, ragazzi. Allora, prima di incominciare, Stefano, è farti mettere a tuo agio, volevo dire due cose riguardo la sua carriera. Lui è un medio massimo, ecco, è il tuo peso, quello medio massimo, originario di Montanaro. Montanaro, sapete, la città delle castagne. Proprio per quello. Nel basso canavese, Montanaro. Appunto, non a caso lo poteva. È pieno mica, di castagne. Mica poteva essere di Cicogno, se no avrebbe fatto tanti figli. Una cazzata. Comunque, professionista dal 2005, dico fesserie. Ecco, è giusto. Ecco, parli pure al microfono. Puoi anche parlare dalla stanza di là, ma non si sente, Stefano. Forse non devo fare tanto lo spiritoso, esatto, vabbè, mi conviene. Faccia attenzione. Fino a qui è andata bene. È vero, qui è andata bene. Esatto, perché io, sai quando dici, ma lui è il mio carissimo amico, poi lo incontri per strada e fai, chi? Manco lo conosco. Va bene, diciamo, professionista dal 2015, dal 2005, scusate, 20 vittorie, pensate nel suo score, ha fatto 26 match. È un fracco di KO. Comunque è stato, pensate, campione italiano nel 2013 contro Barletta. Com'è stata con una città intera? Com'è stata difficile? Come sta? Questa dottore, ma scusi, non andiamo a parlare di sport, non si mette a fare. Ha fatto una disfida. Sì, no, era per fare anche un buono storico. No, contro, ma lei non deve fare lo spiritoso. Sì, è vero, anche perché poi me le fa pagare appunto tutte. Ecco, ha vinto il titolo italiano contro il pugile Barletta, e il titolo del Mediterraneo contro Maurizio Lovaglio, ecco, quindi. E poi ci sono stati diciamo dei capolavori, perché pensate, quest'uomo ha avuto il fegato di sfidare per il titolo europeo di cintura a casa sua Jürgen Bremer. E se voi conoscete chi è Jürgen Bremer, sapete chi è Jürgen Bremer? Ecco, e vi avessi detto Eva Eng, quella è chiaro, ecco. No, per dire che razza di pubblico abbiamo. Che sente Jürgen, cazzo, poi allora ci metto un nome più o meno. Cazzo di pubblico abbiamo, Jürgen Bremer, la storia del pugilato. Stiamo parlando di pugili di lignaggio mondiale, ecco. E poi ha anche sfidato, hai perso i punti e di poco, perché quel match io l'ho visto e di poco. E poi un altro capolavoro è stato il titolo intercontinentale IBF contro Erik Skoglund a Copenaghen. Hai avuto il coraggio di andare a Copenaghen e lì l'hai messo veramente in difficoltà, perché era quello un fuoriclasse che quando faceva combinazioni di 7-8 pugni, con lui non è anche un pugno, va bene. Ma noi abbiamo qui Stefano, adesso devi parlare tu, perché dopo domani sera tu ritendi la scalata al titolo italiano contro Nicola Ciriani. Sì, ecco. Detto bene. Ecco, ha detto giusto, ecco. Lei, tu mi sembri uno che ne sai di box. Ma lo possiamo vedere? Chi? Il match alla televisione. Sì, il match si vede alla televisione. Ah, dove? Ma non ti mettere in mezzo, lo diciamo. No, dove? Volevo sapere. Ecco, allora Nicola Ciriani, e andrai a Pordenone. Sì, andremo a Pordenone con il maestro Dino Orso e altri maestri della palestra, che sono Luca Caserta, Vittorio Piazza. Ah, pieni di maestri. Sì, partiamo in tanti, abbiamo bisogno di un angolo folto, perché andremo a giocarci questo titolo in casa sua. Ma non sarà un problema, perché sono stato già in altri palcoscenici veramente importanti, quindi non teme. Diciamo che io, per quello che conosco Stefano, caratterialmente non è proprio la paura il sentimento che tu conosci maggiormente. Ecco, beh, perché farebbe un altro mestiere. No, vabbè, però perché proprio è un cuor di leone, qua ce ne sono diversi di pugili. E io non ho neanche il coraggio di andare in macchina con loro, perché queste hanno una percezione del pericolo che è un po' diversa dalla nostra, ecco, capite? Tutto è sempre un po' più avanti il pericolo, ecco. Allora, andrai a sfidare Ciriani per questo titolo nazionale in casa sua, perché lui è di Pordenone. Lui è di Udine. Lui è di Udine, va bene. Ecco, però uno è una città abbastanza di merda, allora è umida per fare il pugilato, è troppo umida. Invece Pordenone è un clima. Pensate che, tra l'altro, Stefano è sposato.
papà di un bel bambino, ha un'attività impropria e quindi si allena, è appassionato di strumenti musicali a fiate, è vero che tu suoni, cos'è il bombardino? Suonavi il fricorno tenore, ecco, pensate, alla passione voleva fare da bambini il barbiere, ecco. È vero, c'è anche la passione del barbiere, hai capito quante cose fa la gente, lo bue, ecco. Sembra impossibile anche a me, e invece ecco, eppure si possono fare, ecco. Si possono fare, si Stefano possono quanto fare. È adesso ritornando, quanto è, poi ritorniamo sul match, quanto è difficile allenarsi se devi anche badare alla famiglia, lavorare, ogni tanto dar due colpi al fricorno, ecco. Prendi il bambino, porti il bambino, quanto è difficile poi allenarsi? Qui in Italia non è facile, qui in Italia bisogna collegare tutte queste cose se si vuole fare il pugilato, però io lo so. Perché è difficile proprio vivere solo di pugilato, ma tutti i professionisti. In Italia è difficile vivere solo di pugilato, sì, purtroppo, anche se ti trovi a dei livelli molto alti, perché comunque ci siamo trovati ad incontrare dei campioni, come detto prima, diventati campioni del mondo in un secondo momento, è veramente complicato, però penso che fino a quando questa passione mi arderà dentro, cercherò di fare tutto quello che è nel mio contesto, nel senso cercherò di lavorare comunque perché mi serve per mantenermi, nello stesso momento comunque cercherò il modo per allenarmi e fare tutte, collegare tutte queste cose insieme, la famiglia e tutto quello tutto che c'è. Qua, anche perché un talento così, bravo Stefano, un talento così non va taciuto, ecco. Noi pensate, in Piemonte abbiamo tanti bellissimi atleti e il pugilato è veramente uno sport duro, adesso si scherzava, però anche solo capire chi un po' l'ha provato e sa perfettamente che è uno sport durissimo, poi figura ai livelli di Stefano che è un professionista, quindi professionismo nella box spesso vuol dire anche avere poi un lavoro, avere una professione, far conciliare gli allenamenti con la professione che ti dà la pappa, quella diciamo continuativa, anche se i match hanno una borsa chiaramente, però non sempre si può vivere solo di match. Impara, perché questa è una lezione, lo puoi. Adesso volevo andare anch'io in palestra, fuori pericolo, dove andare? Tu sei un pelino da registrare, un paio di cose, però anche tu. Ma adesso parliamo col maestro e vediamo di mettere il tuo talento ce l'hai, allora farai questa è arrivata dopo per la carina, ecco. Poi maestro, ci dica se ha del talento lo vuoi, a vederlo così, ecco. Allora, a tavola ho il talento. Il nostro pubblico magari potesse venire a Pordenone, io so che tanto da Torino partono numerosi macchine, pullman per venirti a sostenere, perché comunque Stefano, dove combatte Stefano c'è sempre tanto pubblico, perché anche umanamente è una persona molto cara e fa una box molto bella e spettacolare da vedere, quindi è sempre una battaglia quando è la gente, quando ci sono dei belli incontri la gente li va a vedere. Chi non dovesse venire a Pordenone, dove può vedere il match? L'incontro verrà trasmesso su Rai Sport a partire dalle 22, il giorno 21 ottobre, ecco, sabato 21 ottobre. Ci saremo. Dalle 10 inizierà la diretta, adesso non so bene come registreranno gli incontri perché la serata è molto... Ci sono dei sottoclù, ci sono tanti sottoclù professionistici, però c'è tre titoli nella stessa serata, ecco. E diciamo che ultimamente vedere serate organizzate in questo modo qua in Italia non è così facile. Non è così tre facile. Titoli in una serata sono veramente importanti e poi sono di notevole spessore. Anche se ultimamente abbiamo visto che anche la TV, quella importante, si era interessata al match di De Carolis una diretta e hanno reso spettacolare. Hanno spettacolare, perché la box ha bisogno di spettacolarità, già c'è implicita nello sport, però soprattutto la box ha bisogno di pubblico. E quindi noi invitiamo chi non lo conosce ad andare a vedere le manifestazioni pugilistiche, perché a Torino se ne organizzano tante e in questo caso ti vedremo alla televisione. Allora, che altro possiamo aggiungere, Stefano? Ecco, c'è qualcosa
che vuoi aggiungere, qualcosa che abbiamo trascurato, abbiamo preparato bene, sei soddisfatto di questa intervista? Se io non è che poi posso sì, stare... Ma non c'è bisogno che piangi. No, perché adesso mi preoccupo, io questo poi lo vedo. Ecco, pensa perché che se non va bene poi la mena. Penso che tanti anni fa era andato, lui aveva fatto 3 sfide contro Romanco, un pugile straniero, di dove era russo Romanco. E in una di queste sfide vicino Brescia sono venuto anch'io a fare, a portare il secchiello alla dentiera di Stefano, perché c'erano 2 maestre e c'ero anch'io. Dai, vieni, ci dai una mano. Ecco, aveva detto, ma come sono arrivato là, ho messo la mano sulla sputazza di quelli del match prima per salire sopra. E poi è arrivato il giudice, ma quanto siete all'angolo? Lei vada via, io col secchio dico, beh, sembrava un imbianchino, non sapevo. Stavo andando via e poi il maestro Orso fa, no, tu rimani, ecco, ed ero lì lì, ancora un po' mi picchiavo anch'io. Ecco, e lì tu hai vinto. Io adesso non lo voglio dire, ogni volta che ti ho visto io tu hai vinto. Allora quindi... vado a Pordenone così vinci di nuovo. Sì. Infatti. Purtroppo un impegno perché devo suonare alla Scala di Milano, maledetto sì. Lavoro. Come la Scala, vabbè, non volevo dirlo, non volevo toglierti. Ma dove? Nei gradini con lo strumento nuovo? Nei gradini suona. Va bene, allora Stefano Abbataglio, facciamo un applauso perché... Grande Stefano! È un campione, sinceramente, un campione nello sport, perché io lo conosco personalmente, un campione nello sport, ma lo è anche nella vita, perché è una persona eccezionale. Allora, noi ti facciamo come nel mondo della boxe, non ci sono troppe scaramanzie, non è come il mondo del teatro che non devi dire, allora diciamo dai, questo può servire, ecco, che possa essere di buon auspicio. Allora Stefano Abbatangelo, ospite all'interno di Centro Ring, la nuova rubrica, una volta al mese o 2 volte al mese porteremo dei campioni e sabato sosteniamolo alla televisione su Rai Sport per questa diretta, titolo italiano professionisti, quindi è una cintura, categoria medio massimi contro Nicola Ciriani. Stefano Abbatangelo, grazie. Grazie a voi. Questo silenzio cos'è? Mandi un pezzo, Mao. Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.